Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra di Maramera e benvenuti in questo nuovo video teoria. Il video teoria di oggi è collegato all'ultimo capitolo di One Piece, ovvero il capitolo 1012. Vi dico già che questa teoria è una teoria su un ritorno di un certo personaggio, ovviamente avete già letto dal titolo di chi si tratta, e vi dico anche che questa teoria mi è venuta in mente attraverso dei commenti su YouTube. Quindi, come al solito, vi invito a commentare con delle vostre supposizioni o delle vostre teorie che vorreste vedere sul canale, perché le più interessanti, anche se non ci convincono appieno, probabilmente avranno un video dedicato e verrete sempre citati. Inoltre, sempre per chiacchierare di altre teorie, come sapete, c'è il gruppo Telegram, trovate il link in descrizione. Comunque, iniziamo con il video. Come sappiamo, il capitolo scorso ci apre molti scenari. Due in particolare e molti, diciamo, concetti che potremmo portarci avanti per la battaglia di Onigashima. Il primo scenario è Zoro che è portato in braccio quasi come fosse Gesù da Sanji, e il fatto che probabilmente Zoro potrà essere curato in qualche modo, perché comunque Sanji, ricordiamo una roba, Sanji ancora non ha combattuto seriamente e si sta portando dietro comunque il nostro spadaccino, che non è che è una persona a caso. Quindi dubito che Sanji, quando andrà a combattere contro qualcuno, smollerà Zoro da qualche parte e lo lascia lì. Io credo che i due affronteranno un combattimento molto simile, tra parentesi, King e Queen, e che quindi Zoro debba essere curato in qualche modo. Un altro concetto che c'è stato, diciamo, introdotto o comunque sottolineato di più nel capitolo 1012 è il fatto che Oda sta palesemente dividendo in gruppi sempre più piccoli determinati personaggi, soprattutto i Foderi Rossi, perché secondo me Oda vuole arrivare in un punto di Onigashima in cui tutti i personaggi combattenti abbiano un avversario ben preciso. Non dico per forza una 1v1, ma anche una 2v1. Comunque, ora gli schieramenti sono stati molto caotici, ma credo che tra qualche capitolo vedremo il tutto in maniera più chiara. La teoria si basa proprio su questi due concetti, ovvero il fatto che Zoro debba essere curato e la divisione in gruppi. Partiamo però da qualcosa di passato, ovvero vi ricordate quando i Foderi Rossi sono stati trasferiti nella sala sotto al tetto da Law? In quella sala noi vediamo una scena molto particolare, ovvero vediamo questa sagoma che cura i Foderi Rossi. Questa sagoma poi non viene mai più vista e nella stanza dei Foderi Rossi appare Oden, che ovviamente è un disegno di Kanjuro, eccetera. C'è da sottolineare il fatto che quella sagoma non era Kanjuro, perché ovviamente non può aver curato i Foderi Rossi per poi volerli battere di nuovo. Quindi semplicemente quella sagoma ancora non è stato chiarito chi sia ed è ancora in giro per Onigashima. Come potete immaginare, vedendo la copertina e il titolo, la persona che io vorrei fosse quella sagoma è Iori. E secondo me, l'ultimo capitolo ci apre anche un modo in cui lei possa essere vista all'interno di Onigashima. Se vi ricordate, una delle ultime cose che vediamo nel 1012, più precisamente l'ultima cosa che vediamo di Sanji e Zoro, è il fatto che loro si siano uniti a Kawamatsu e Izo e che si stanno muovendo. Ecco, secondo me tra qualche capitolo sarà il momento adatto per Oda di farci vedere che effettivamente è stata Iori a curare i Foderi Rossi. E sarà proprio incontrando questo gruppo di persone, in particolar modo Sanji, Zoro e Kawamatsu. Sanji e Zoro perché già abbiamo avuto comunque un momento divertente, ovvero Iori che ha una specie di collegamento con Zoro, quindi questo provoca una gelosia di Sanji, e questo tra l'altro provoca una conseguente gelosia di Sanji. Per Oda sarebbe facile cucire un'altra scena simile a quella proprio facendoli incontrare. Inoltre, ricordo un'altra volta, nel gruppo è presente anche Kawamatsu. Come sappiamo, Iori e Kawamatsu hanno un legame molto speciale, e lei sicuramente, rispetto a tutti i Foderi Rossi, è legatissima a lui. Ma a cosa servirebbe Iori all'interno di Onigashima? Beh, intanto lei comunque potrebbe anche occuparsi di Zoro, perché anche loro hanno, diciamo,
un rapporto particolare, si sono conosciuti molto, e comunque lei abbiamo visto che, se fosse effettivamente Rila Sagoma, avendo curato i Foderi Rossi, che vi ricordo erano mezzi morti, magari ha delle conoscenze particolari e riuscirà magari a mettere in piedi Zoro, anche se, vi ricordo, in realtà, se effettivamente Zoro si sta dirigendo al palcoscenico come si sono detti, in realtà al palcoscenico abbiamo sia Chopper che Marco, che sono effettivamente dei dottori veri e propri, anzi Marco ha dei poteri che riguardano la guarigione. Però se effettivamente Oda volesse fare questa cosa sarebbe coerente, perché metterebbe in piedi Zoro, magari ancora disintegrato, perché comunque 28 ossa rotte sono tante, per poi portarlo sul palco dove verrà curato ancora di più da Chopper e Marco. Quindi non sarà curato solo da una persona, ma da tre diverse. Un'altra cosa che potrebbe introdurre Iori all'interno della guerra è, diciamo, un nuovo schieramento, comunque un nuovo gruppo. Come vediamo, appunto, Kawamatsu si sta dirigendo verso il palcoscenico con Sanji, Zoro e Izo. Visto che, come abbiamo già detto, i due sono molto legati, e comunque al palcoscenico io mi ci vedo bene andare soltanto Sanji e Zoro, potrebbe essere molto carino vedere Kawamatsu e Iori che formano un altro gruppo e che quindi si muovono insieme. E io avrei anche un'idea contro chi potrebbero andare, perché, se vi ricordate, Kiku si sta dirigendo da solo verso Kanjuro. Molti fan, tra l'altro, pensano che Orochi sia addirittura ancora vivo e che gli rimanga una testa, cosa che comunque è possibile. Mettiamo caso che effettivamente si forma questo gruppo nuovo con Iori, quindi avremmo Kawamatsu, Iori e Izo. Potrebbero incontrare Kiku, che comunque è coerente come scelta perché è il fratello di Izo, e Kanjuro potrebbe non essere da solo, ma magari accompagnato da Orochi. In questo modo, il desiderio di Iori di uccidere Orochi potrebbe effettivamente compiersi. Tra l'altro, sarà interessante vedere come combatte Iori, se effettivamente utilizza l'Ame no Habakiri. Molti pensano che effettivamente lei potrebbe comparire proprio con quella spada, anche se effettivamente, in realtà, secondo me è difficile, perché comunque se una persona come Zoro ha avuto difficoltà a usare la Enma, mi fa strano Iori che possa utilizzare l'Ame no Habakiri. Però comunque lei, essendo figlia di Oden, potrebbe farlo. Ma sinceramente, se volete la mia personale opinione, andrebbe bene che Iori utilizzi qualsiasi spada, magari una spada che abbiamo già visto, però non per forza quella del padre. Comunque sì, ragazzi, il video teoria finisce qui. Alla fine, con questo video volevo convincervi ancora di più del fatto che quella sagoma era Iori e del perché sarebbe bello rivederla in questa saga. Io vi ricordo che questa sera saremo in live su Twitch alle ore 21. Vi ricordo anche di seguirci su Telegram e su Instagram. Grazie per aver visto questo video. Io sono Marra di Mera Mera. Ci vediamo venerdì col commento del capitolo. Ciao a tutti.